Si tratta solo di una diversa percentuale di queste due caratteristiche, ovvero nell'uomo la parte maschile ha maggior rilievo, pur essendo presente una parte femminile, seppure in misura minore. Esattamente il contrario succede nella donna, dove le qualità femminili saranno più accentuate rispetto a quelle maschili. Si classificano come qualità femminili, oltre a quelle accennate, anche l'intuizione, la sensibilità, un'emotività più o meno intensa, a volte fluttuante, è prerogativa della donna possedere queste qualità. Mentre le caratteristiche maschili, oltre a quelle menzionate, possono essere date dalla capacità di mantenere il sangue freddo e prendere il giusto distacco in situazioni sgradevoli, capacità di logica, razionalità e a volte appunto quel distacco necessario anche in situazioni intensamente sgradevoli. La donna in virtù proprio di questa sua più accentuata emotività può più facilmente lasciarsi andare e travolgere. Tuttavia anche un uomo però può possedere dosi di intuizione, disponibilità e quanto detto appunto per le qualità femminili. Così come una donna può avere la capacità di rimanere ben salda e stabile nelle sue emozioni, è capace di mettersi in movimento, quindi attivarsi e risultare determinata nel raggiungimento dei suoi obiettivi e dei suoi scopi. Sono in pratica predisposizioni diversamente accentuate nelle relative nature, ma nessuna delle due è esente dalle caratteristiche e dalla capacità dell'altra natura. Nell'analisi di compatibilità di coppia molto spesso mi capita di vedere come la grafia di una donna può essere nel ruolo di compagna, moglie, fidanzata, qualsiasi ruolo, può essere più movimentata, un pochino più anche nervosa se vogliamo, no? E quindi con una carica emotiva più intensa, mentre quella dell'uomo può risultare più tonica, un pochino più rigida. In questo caso sarà l'uomo che arginerà, avrà la funzione e il compito anche, se vogliamo, no? Di contenere, di rassicurare, di arginare quegli sprazzi emotivi, le paure della compagna. Ed è interessante poi notare come invece la donna a sua volta, che ha più dimestichezza con il mondo delle emozioni, può muovere, sollecitare la sfera emotiva del compagno, che questo per sua natura teme, percepisce come pericoloso. Gli uomini temono un po' il mondo delle emozioni perché non hanno troppa confidenza con esso, e quindi sarà la donna che aiuterà l'uomo a prendere confidenza con questa sfera emotiva, che non c'è nulla da temere, perché anzi l'emotività è una ricchezza interiore, va solo gestita e disciplinata, come appunto in alcuni casi quando è troppo fervente o turbolenta, o in altri casi va stimolata, espressa, vissuta.